Allora, vediamo un articolo nato per gli appassionati di informatica o anche per chi ha necessità di collegare computer in rete LAN tra di loro. Io per lavoro, diciamo, ne provo veramente tantissimi. Normalmente non utilizzo prodotti di marca così che reputo poco conosciuti, però in realtà mi è già capitato di provare questo marchio che penso si pronunci Yolink, e in effetti fa degli switch tutto sommato semplici, ma perfettamente funzionante, quindi se non avete esigenze veramente particolari, potrebbe essere una buona soluzione. Vediamo come è fatto, cosa c'è all'interno. Allora, abbiamo uno switch da 16 porte, poi lo vediamo, e poi abbiamo l'alimentatore e un manuale d'uso, niente di più. Manuale d'uso che, vabbè, sostanzialmente non è che riporti un granché, visto che non è uno switch gestito, nel senso che non ha un pannello di configurazione. Gli switch di questo tipo sono tutto sommato molto semplici. Ecco, c'è anche il manuale in italiano. Ecco, lo switch di questo tipo non è uno switch da rack, nel senso, soprattutto non da rack, perché non prevede attacchi laterali, però lo vediamo lo stesso. Però per un, diciamo, un'installazione di casa o in piccoli uffici potrebbe essere una buona soluzione. Parliamo sempre comunque di uno switch con 16 porte, compatibile con 10, 100 e, diciamo, 10, 100 e 1000, quindi la gigabit. Da quanto ho visto sulle specifiche, prevede un bus interno di 32 giga, per cui vengono riservati in effetti 2 gigabit per ogni singola porta, e questo è uno dei parametri importanti perché le singole porte lavorano sia un gigabit, ma sia un gigabit in download e un gigabit in upload, per cui sommandole contemporaneamente è necessario avere una capacità di banda di 2 gigabit. È interamente in metallo, è piccolino perché devo dire che tutto sommato è molto piccolo, ha semplicemente queste due asole sotto che servono se volete fissarlo ad un muro, non prevede gommini, però vi penso non sia una grossa spesa andare a comprare due gommini per appoggiarlo ad una scrivania ed evitare così che si possa rovinare. Non è uno switch, ecco, ripeto, non ha funzionalità gestite, per cui non è possibile configurare virtual LAN, quindi le classiche VLAN o altre cose. È uno switch, punto e basta, nel senso che collega, punto punto. Ok, qui l'abbiamo collegato, adesso facciamo anche una prova. Lo collego al mio switch di casa, poi faccio più tardi due prove di trasferimento dei dati. Allora, ok, da quanto ho visto il LED dovrebbe essere verde se va a gigabit oppure arancione se va a 10 o 100 megabit. È semplicissimo, ha semplicemente il LED di stato su ogni singola porta. L'inserimento mi sembra buono, l'aggancio anche, per cui per essere uno switch sicuramente non di fascia top, chiamiamola così, mi sembra fatto bene. Il fatto che sia in metallo è positivo perché comunque aiuta a dissipare, quando è sotto carico, sotto stress, con magari 10 o più PC collegati o dispositivi, normalmente tendono a scaldare, ma il fatto di avere un case interamente in alluminio aiuta sicuramente a dissipare il calore. Adesso poi lo proverò, eventualmente vi lascio nelle note se trovo qualcosa di strano. Ho già provato la versione da 12 porte, se non ricordo male, e anche quella da 8, e effettivamente, cioè, ripeto, fa il suo dovere, non fa niente di più, niente di meno di un normalissimo switch. Vi lascio comunque il link in descrizione e come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto, vi è stato utile, e se avete voglia iscrivetevi al canale che ci aiutate a crescere. Grazie e alla prossima!